consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Eccoci al nuovo appuntamento su questa rubrica che Caltanissetta Live mi permette di poter periodicamente proporvi a voi che siete che ci seguite sul web per questo tipo di iniziativa. L'argomento che vorrei proporvi è un argomento che sicuramente il 100% di voi che state seguendo, state guardando, state ascoltando, sarete stati già in passato, ma forse anche oggi, testimoni. Un sintomo che è il sintomo tra i più conosciuti nel mondo, tra i meglio descritti, oltre che da scienziati, anche da romanzieri, poeti, musicisti, drammaturghi, che sono le palpitazioni. Palpitazione vuol dire sentire una sensazione al petto di una botta, di un'irregolarità, di una interruzione del battito. Il modo di come la palpitazione viene descritta è veramente infinito. E accanto a ciò che l'uomo della strada può riferire, quindi come uno sfarfallio al petto, mi è capitato di sentire come se ricevesse una fitta violenta al punto da perdere quasi i sensi, spesso viene amplificato e metabolizzato o proiettato il sintomo in funzione del proprio vissuto. In realtà non è così, poi vi spiegherò perché. La palpitazione può essere percepita spontaneamente o in soggetti ansiosi, a volte anche un po' troppo apprensivi, si cercano il battito nel polso oppure alla carotide e sentono il battito del cuore che a volte salta e quindi è irregolare, e quindi lì nasce il panico, perché il panico amplifica e accentua ancora di più questo fenomeno. E quanti hanno scritto sulle palpitazioni, quanti poeti, quanti scrittori sul batticuore, sul cardiopalmo, e sul palpito in senso sentimentale. Quindi ecco, la palpitazione è il re dei sintomi che noi spesso affrontiamo, noi cardiologi e noi medici, quotidianamente. Ma in realtà, accanto a questo senso che noi avvertiamo di fastidio, che cos'è la palpitazione? Cosa sta sotto la palpitazione? Dobbiamo ricollegarci al battito cardiaco. Già nelle prime settimane di vita fetale il cuore comincia a battere e inesorabilmente, sino all'ultimo giorno della morte, il cuore batte ininterrottamente, instancabilmente, incessantemente. Il battito del cuore, quando è regolare, prende il nome di ritmo sinusale ed è un ritmo cadenzato, tranne che nei bambini, dove può non essere cadenzato, ma può essere irregolare, e va, cioè, fisiologico, perché è la classica aritmia sinusale respiratoria dei bambini. Questo battito cardiaco può oscillare quando si è nervosi e sotto sforzo, aumenta; quando si è rilassati o nel sonno, diminuisce. Quindi ci può essere un range di variazione del battito cardiaco che può andare da un minimo di 60 a un massimo di 80 durante la vita normale, ma ci possono essere persone che hanno un battito basso di 50, 45, anche 40, soprattutto gli atleti che fanno sport e che alimentano il loro cuore di attività fisica e il loro sistema nervoso si è abituato a dare un battito cardiaco basso. Ma ci sono persone che in condizioni di riposo possono avere anche 80-90 battiti cardiaci. Ed è un battito che comunque è un po' più alto della norma. Ovviamente sotto sforzo, se andiamo in palestra e mettiamo il cardiofrequenzimetro, come spesso si fa, il battito può arrivare a 140, 150, 180, 200 battiti al minuto. Anche questo è normale, sotto sforzo è normale.
Ma che cos'è la palpitazione? La palpitazione è un sintomo legato o alla normale percezione del battito o a una irregolarità del battito. E allora ci sono persone che di notte non riescono a dormire, che sentono battere il cuore. Quante volte è capitato a voi sentire battere il cuore di notte? E vanno dal medico perché hanno paura. Ed è normale questa percezione del battito, cioè percepire il normale battito cardiaco è un fatto normale. Il paragone che io faccio è con i rumori della strada. I rumori della strada di notte o anche del frigorifero di casa, ecco, il frigorifero di casa attacca e stacca in continuazione, ma noi non lo avvertiamo mai questo attaccare e staccare il frigorifero, eppure ci sono notti in cui il frigorifero lo sentiamo e notti in cui non lo sentiamo. Allora, la colpa non è mica del frigorifero, che svolge la sua funzione sempre, costantemente, ma probabilmente è nostra, che abbiamo un livello di percezione e di ansia che è diverso dal solito. Quindi percepire il battito normale è un fatto normale. Invece, cosa è diversa quando noi sentiamo il battito che manca. Cioè la percezione è che improvvisamente è come se si fermasse il cuore per una frazione di secondo e poi riprende. Questa percezione è molto brutta e vissuta molto male, perché viene percepita come un arresto del cuore. In realtà non è così, perché invece i battiti sono in eccesso, siccome il battito deve resettarsi, allora si ha una pausa post-extrasistolica che fa sì che questo cuore, questa centralina elettrica del cuore meravigliosa, perfetta, riprenda a funzionare bene. Quindi ciò che noi avvertiamo dell'extrasistole non è il battito in più, ma è la pausa successiva al battito, perché si ripristinano i normali battiti cardiaci. Questo è l'ipotesi più frequente, ciò che accade più frequentemente, e guarda caso succede dopo pranzo, succede dopo cena, succede dopo aver avuto una discussione, succede dopo una giornata di lavoro, e spesso il battito cardiaco irregolare paradossalmente si avverte più a riposo che non sotto sforzo. Infatti il paziente dice: ma guardi, finisco di cenare, mi metto sul divano, quel cuore impazzisce, comincia ad avere battiti irregolari. In realtà i battiti, chi ce li ha irregolari, ce li ha sempre irregolari, ma durante la giornata non se ne accorge, per quella regola che vi ho detto prima del frigorifero, che noi non lo sentiamo. Durante le fasi di riposo ovviamente sì. Qual è la causa? La causa è sempre legata a fattori esterni al cuore, cioè il cuore batte male perché c'è l'extrasistole, perché c'è qualcosa che non va fuori dal cuore. Nel 99% dei casi il cuore è sano, noi lo studiamo, facciamo l'ECG, facciamo l'ecocardio, tutto bene. Il problema è che il cuore è una sorta di spia del cruscotto della macchina che si accende quando qualcosa non va. Lo sapete, perché i paragoni con la macchina sono efficacissimi, perché noi abbiamo un rapporto con l'automobile che è molto più intenso che non col corpo umano. Siamo molto attenti all'olio, al radiatore, al liquido lavavetri, ma il nostro organismo spesso lo trascuriamo. Il cuore è un sensore, cioè se il cuore batte male, chiediamoci cosa sta accadendo. Allora, può darsi che ho dormito poco, può darsi che sono in sovrappeso, può darsi che ho fumato troppo, può darsi che ho bevuto troppo caffè, può darsi che ho abusato con gli alcolici. Cioè la risposta non è che la può dare il cardiologo, la risposta la dobbiamo dare noi. Se il mio cuore batte male, devo fare un'analisi di ciò che io ho fatto negli ultimi giorni o nelle ultime ore, perché da lì nasce la risposta. Tant'è che spesso la semplice palpitazione di cui noi siamo affetti si risolve con una bella tisana di valeriana o di camomilla, che è il farmaco, tra virgolette, più innocuo che si possa utilizzare a costo bassissimo. La palpitazione quindi nasce da un'irregolarità del ritmo che è dovuta a un'extrasistole, che spesso è conseguenza del nostro comportamento errato. Uno dei principali fattori è lo stress. Lo stress, non scordiamoci che nasce con l'uomo. Lo stress, gli uomini primitivi lo vivevano come un momento di difesa, di aggressione nei confronti del nemico.
perché l'uomo primitivo era più esposto, non che noi oggi siamo meno esposti, ma in realtà diciamo che l'uomo primitivo era più esposto alle intemperie, all'aggressione degli animali o di pericoli o insidi che si potevano nascondere. Quindi cosa succedeva? L'uomo primitivo, e poi infatti vi farò vedere una slide, l'uomo primitivo di fronte al nemico si concentra, quindi i muscoli si contraggono, la frequenza cardiaca aumenta, comincia a esserci una sudorazione, si sente questo senso al petto di costrizione, e quindi è tutta la raccolta di sangue, di energia nel cuore, perché l'uomo è pronto all'attacco e a vincere l'aggressione. Tutto questo come si sviluppa? Si sviluppa tramite delle ghiandole presenti nel corpo, che sono l'ipofisi, che sono la ghiandola surrenalica, che producono dei mediatori, che sono l'adrenalina, che tutti noi conosciamo, e il cortisolo. Bene, che cosa succede oggi nell'uomo comune? Che non è soggetto né ad aggressioni di animali né a fulmini che lo possono colpire, ma semplicemente è esposto agli input della vita quotidiana, che questo meccanismo adrenalinico e di cortisolo è perennemente attivato, cioè l'uomo è in perenne stato di difesa e di aggressione, e questi livelli aumentati di adrenalina, cortisolo, determinano aumento del battito cardiaco, aumento della pressione arteriosa, aumento della glicemia, aumento del colesterolo, aumento dell'aggregazione sanguigna, cioè una catastrofe che, se è utile in un momento concentrato in cui si deve superare una battaglia, non va bene quando viene vissuto 365 giorni all'anno. Ecco che nascono i problemi cardiaci legati allo stress, di uno stress inutile, insensato, afinalizzato, perché lo stress ha una funzione ben precisa, che è quella di consentirci di vivere ogni giorno adeguatamente. Questo meccanismo patologico favorisce l'aumento della frequenza cardiaca, l'aumento dell'extrasistoli e quindi delle palpitazioni, assieme a tutta un'altra serie di cose che ci stanno. Allora io dico ai miei pazienti, che spesso accanto alla palpitazione hanno il respiro corto, il respiro che si ferma a metà e non riescono a completarlo, come se, e loro lo definiscono come affanno, come se stessero per soffocare. In effetti è ansia, quello è fiato corto. Hanno dedicato un ponte a Venezia a queste persone, che è il ponte dei sospiri. Io dico: andate a Venezia e scoprirete perché si chiama il ponte dei sospiri. Questo respiro che si ferma a metà è un sintomo tipico di ansia, che spesso va a braccetto con le palpitazioni, spesso va a braccetto con l'ipertensione e ad altre alterazioni. Ovviamente io sto parlando del sintomo più elementare e più banale, che può riguardare anche bambini. Attenzione, ci sono bambini che già vivono gli stati d'ansia come gli adulti, e che anche loro hanno palpitazione e tachicardia. E lì il panico delle mamme è più totale, perché anche se le mamme hanno disturbi, non ci fanno caso, ma se il loro piccolino ovviamente ha appena mette la mano sul petto, già la mamma va in allarme, già ha il telefono pronto per chiamare il pediatra prima e il cardiologo dopo, o giustamente per il clima di paura che ormai si vive costantemente. In realtà anche un bambino può avere l'extrasistoli, può avere le palpitazioni. La terapia è la stessa dell'adulto, cioè serenità, stile di vita, sport, dormire bene. Che dire dell'anziano? Se per il bambino può essere un evento raro, per l'adulto, per il giovane adulto è un fattore occasionale, per l'anziano le extrasistoli sono la norma. Cioè trovare extrasistoli in un anziano è normale. Più si invecchia, più aumentano le extrasistoli. Quindi con questo voglio dire che sull'extrasistolia, sul sintomo palpitazione, sul sintomo cardiopalmo, possiamo costruire castelli, ma alla fine non ci esce niente, per dirlo in siciliano. Belle tisane di camomilla e valeriana e godersi la vita. Ovviamente, e con questo mi avvio un po' verso la fine, per riservando in futuro un'altra chiacchierata, le palpitazioni, una piccola percentuale di casi, possono nascondere problemi seri.
I problemi seri possono essere legati ad aritmie ripetitive che sono non molto diverse dalla semplice esasistole, che può presentarsi in forma isolata, un'esasistole ogni 5 battiti, un'esasistole ogni 20 battiti, un'esasistole sì, un battito sì, cioè un ritmo bigemino, cioè può avere varia, diciamo, frequenza di presentazione, ma rimane sempre innocuo. Invece ci sono delle aritmie, come per esempio la fibrillazione atriale, come per esempio la tachicardia parossistica supraventricolare, come per esempio il flutter atriale, che già possono nascondere delle situazioni più importanti. Ci sono le canalopatie, cioè le malattie congenite delle fibrocellule muscolari del cuore, che possono scatenare aritmie, che possono anche, raramente per fortuna, essere mortali. Per esempio la sindrome di Brugada, o molto più raramente il Wolff-Parkinson-White, o la sindrome del QT lungo, o la sindrome del PQ corto. Queste sono sindromi rarissime, state tranquilli, non c'è nessun pericolo. Chi ha le palpitazioni, la probabilità che possa avere un'aritmia genetica è estremamente rara, quindi anzi estremamente improbabile, va tenuta presente. Soprattutto se ci sono stati casi di morte improvvisa in famiglia, beh, allora sì, soprattutto se in età giovane, se ci sono stati casi di morte improvvisa o di sincope, più semplicemente, cioè di perdita della coscienza, questo va riferito al proprio medico, va riferito al cardiologo, perché in questi casi si fa una indagine un po' più approfondita, che comunque non va oltre l'esecuzione di un holter, per esempio, o di un test d'asforzo, per togliere ogni dubbio. Ma di questo potremmo parlarne, grazie alla disponibilità di Caltanissetta Live, in una prossima, in un prossimo nostro incontro. Io, con queste ultime nozioni che vi sto dando, che spero vi servano a vivere meglio, non a fare cattivi pensieri, ovviamente, e con queste frasi io vi auguro una buona vita, e vi raccomando sempre che la migliore aspirina che possa essere assunta è quella che non costa nulla, che è fatta da almeno 5 ingredienti: sport, dieta, dormire bene, vivere bene, cercare di curare soprattutto l'alimentazione. Questa è la migliore aspirina che fa vivere 100 anni. Grazie ancora a tutti voi e a Caltanissetta Live. Consigli degli esperti, dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio.